Allora, con calma, eh. Qui sì, siamo pieni, saranno munizioni. Allora, stanno dall'altra parte, ragazzi, eh. Allora, metterei un attimo qui. C'è qualcuno da qui? Eccoli lì, attenzione, attenzione. Ma io non ho detto sparate però, ragazzi, eh. Ma che fate? Come vi pare? Guarda, ma io dico, no? Aspetta, morto, morto, tutti morti, bene. Meglio così. Munizioni, perfetto. Qui c'è qualcosa, raccogli crediti, crediti. 4.000, madonna. Fatemi dare un'occhiata anche qui. Aspetta, aspettate. Questo che cos'è? No, Lara, mettite bene, cazzarola, mettite bene, Lara. Voce diario, esamina, vai. Diario personale, finalmente ci siamo. Wow, qui i soldati sono dei veri duri. Mai un sorriso, mai. E il suicidio in caso di cattura? Scherziamo? L'addestramento lo chiamano integrazione. Il mio inizierà domani, non vedo l'ora. Ma, va bene. E qui niente. Qui. Niente. Do un'occhiata in giro, ragazzi, come al solito, quindi voi copritemi. Cos'è questo? È questo quello che dobbiamo recuperare? Fatemi capire. Sistema di contenimento, bypassa. Beh, è un oggetto bizzarro. Direi che ci siamo. Sì, mo Abbiamo si il scatena campione. l'inferno. Sono sicura. Luogo di sgancio. sì, ma dobbiamo tornare di là? Aspetta, eh. Fatemi capire un attimo, aspetta, qui. La munizione ce l'abbiamo. Allora, noi siamo venuti da qua, giusto? Che cos'è questo? Aspetta. Mirino potenziato del fucile di precisione, ma ce l'abbiamo già? Non saprei, non me lo ricordo. Comunque io piglio tutto, poi chi se. Ah, forse adesso possiamo andare via, ma no, aspetta un attimo però, perché io non voglio andare via, eh. Devo un attimo dare un'occhiata in giro. Allora, qui, crediti, vai. Dobbiamo raccogliere le robe, ragazzi. Non possiamo andare via così, eh. Qui niente. Ma che, questo è un altro? Ah, ce n'è più. Voce diario. Diario personale, Masters. Integrazione riuscita. Suicidio in caso di cattura confermato. Cerberus è il mio alleato. Obbedire, proteggere l'umanità sempre. Impazzito. Va bene. No, ma questo non si può prendere. Qui. Munizioni, ok. Qui c'è un'altra voce diario, sicuramente. Anche no. Ma questo è quello che abbiamo visto prima? Mi confermate? Non dite niente. Mi fate parlare da sola? Va bene. Torno su allora. Eh no, qui che abbiamo preso il manufatto. Allora niente, torniamo via. Abbiamo visto tutto, non si può andare da nessuna parte. Sedamo, giusto? Sì, va bene, questo abbiamo letto. Vabbè, damosi allora, regà. Cioè, possibile, è stato così facile? Crediti? Altri 3.000? Vabbè, allora ce ne andiamo. Luogo di sgancio, usa, vai. Secondo obiettivo individuato, comandante. Endpoint aggiornato. Ah, ho Bella. capito. Sono quelli, ma bisogna prenderli uno per volta. E ci sono. Ovviamente, aspetta. Attenzione. Via. Ok. Muori subito. Muori, bravo. Perfetto. Fatemi la cortesia.
che è questo? Oddio. Madonna, questo. Ah, no, pure le bombe fumogene no, ragazzi, eh. Non fate gli scorretti. Muori, bravo, così. Muori soffrendo. Attenzione che c'è qualcun altro. È sempre il corazzato. Scusate, ragazzi, ma. E dunque, un potente campo di forza in grado di immobilizzare i bersagli eccetto quelli corazzati. Non va bene? Allora, singolarità, usala. E noi che possiamo usare? Dunque, abbattere le barriere di scudi dei tuoi nemici. Oppure, efficace contro le barriere. Non mi piace. Congela le scudi dei nemici senza protezione. Rente il resto. Oh, proviamo, eh. Oh, madonna. Eh? Una torretta. Non era forza. Non era forza. Ok, perfetto. Posto? Allora, penso che adesso sarà questa. No, voce diario. Integrazione riuscita su suicidio. Sì, vabbè, questo l'abbiamo già letto. Questo non si prende, allora è quest'altro. Allora, sono tre, però li dobbiamo prendere in sequenza. Va bene. Perfetto. Ok, prendiamo anche questo. Secondo obiettivo in sicurezza. Ora torniamo da te. Negativo, comandante. La zona era troppo calda. Sono dovuto scappare. No. Ne ho 3 a ore 6. Mi attaccano. Mi correggo, sono 4. Arriverò appena posso. Chiudo. Dobbiamo soltanto tenere duro fino all'arrivo di Cortés. Sì. Adoro restare con le spalle al muro. Non ho mai detto che sarebbe stato facile. Attendiamo Cortés. Ma dov'è Liara? Eccoli, eccoli, eccoli. No, qui ci vuole il fucile questo qui. Che se riesco a prendere la fessurina. Così. Non l'ho preso? Questo l'ho preso, eh. Ma fermate, fermate, fermate. Oh, vabbè. Ci ha pensato Liara. Riequipaggiamo questo. Anzi, proviamo un po' fucile a pompa. Oh, madonna. Massima allerta. Non è ancora finita. Potrei andare avanti tutto il giorno. Vai col fucile a pompa, Laretta. Anch'io posso andare avanti tutto il giorno, non ho problemi. Allora, qui c'è. Esatto. Cortés, mi ricevi? Come sei messo? Ingaggio bersagli multipli. Dovrò correre qualche rischio. Augurami. Tenente. Siamo pronti, comandante. Mantieni la calma e continua a combattere. Ci metto io? Grandi ragazzi, grandi, attenzione, attenzione. Dove cacchio è mo quello? Questa nube. Questo fucilozzo a pompa è veramente micidiale. Ci sei, Liara? Tutto a posto? Recuperiamo munizioni intanto, eh. Mi raccomando, occhio alle munizioni, ragazzi, non rimanete senza. Non rimanete senza. Dove sono sti maledetti? Sì, è morto. Oh, madonna. Spero sia ancora vivo. Grazie, ragazzi. Papà, intanto pensiamo a difendere la zona d'atterraggio. Allora dobbiamo andare alla zona d'atterraggio, ok. Avviciniamoci. Guarda come cammini, James. Ma che lo dico, no? Bravo, coprimi, eh. Coprimi, coprimi. Oddio, guarda qui. Aspetta. Noi siamo pronti al recupero appena riesci a raggiungerlo. Vai. Muori. Grandi. Mazza, non abbiamo fatti fuori tanti, eh. Ma questo? No, vabbè. Ma da dove venite, ragazzi? Scusa, adesso basta però, eh. Basta.
Siamo al basta. Pronti al recupero. Ci sono quasi. Basta, sono finiti? Recuperiamo un po' le munizioni, perfetto. Che altro c'è? Basta ragazzi, su, avete stufato però, dai, cioè. Quando è troppo, no, lascio il fucile a pompa perché è bello tosto, eh. Ok, vai. Erano due. Comandante, i nostri migliori ingegneri sono al lavoro sulla tecnologia dei razziatori che hai recuperato da quel laboratorio. Cerberus cosa se ne faceva? Ancora non lo sappiamo, ma da Cerberus non possiamo aspettarci niente di buono. Forse non lo scopriremo mai, ma almeno abbiamo interrotto i loro esperimenti. Dubito che chiuderanno baracca. Lo so. Continueremo ad attaccare la struttura. Ben fatto, comandante. E grazie, mamma mia. Bene, 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 ok. Allora, terminali militari, USA, vediamo un po'. Alleanza. Non mi ricordo, siamo saliti un po'. Ci abbiamo Eden Prime. E... ex Cerberus. Abili agenti di Cerberus hanno abbandonato l'organizzazione in disaccordo con i metodi sempre più violenti dell'uomo misterioso. Niente, questo ci sei rivoltato contro. Ora rivolgeranno le loro eccezionali capacità contro i razziatori. Bene, questo ci fa molto piacere. I dati ottenuti dal laboratorio di ricerca di Cerberus includono dei rapporti sulla composizione e sulla forza di varie unità dei razziatori. Gli scienziati dell'Alleanza stanno verificando le informazioni che al momento sembrano corrispondere a verità, in modo da permettere alle quattro militari dell'Alleanza di pianificare una strategia contro le forze di terra dei razziatori. Mappa di guerra. Ogni teatro di guerra è caratterizzato da un livello di reattività che ne rappresenta il contributo durante la battaglia finale. Se ignorate queste zone, possono deteriorarsi e ridurre la reattività galattica complessiva. Pure mostra tutto al 50%. Vabbè. Va bene, allora andiamo via da qui. No, io mo sono fissata con questi modellini che ogni tanto trovo da qualche parte. E quindi. Hai visto la cittadella quando eravamo là in licenza? Chi avrebbe mai detto che c'era una guerra in corso? Ora lo dicono in troppi. Ma questi vanno da qua a là. Dovranno andarsene. Ok, e. Comandante. Sì. Dovresti andare a parlare con il pilota Cortés giù nell'armeria. Ah sì? Perché? Comandante? Vabbè, guardo un attimo la posta, scusa. Sì, nel frattempo sono una missione, potrebbe... No, non c'è nessuna... Nessuno mi ha mandato mail, va bene. Vado nell'armeria allora, Cioè, l'armeria sarebbe... sono dimenticata. Allora, no, aspetta un attimo. Allora, mappa. Ha detto che dobbiamo andare da Cortés, giusto? Armeria. L'armeria sta hangar delle navette. Vai. C'ho avuto un lapsus per mezzo secondo. Eccomi, Cortés. Eccomi, Cortés. Succede? Stai con me. Scappa, vattene da lì, puoi salvarti. No, Steve. Ma tu sì. Promettimelo. Ah, forse. Ti amo, ma ti conosco bene. Non voglio diventare il tuo fratello. Promettimelo, Steve. No, tu non. Sto ascoltando la registrazione del marito, poverino, non l'ho voluto interrompere. Non provarci, sono dappertutto, prenderebbero anche te. Non vabbè, scusa, ma adesso ti interrompo. Ma ti conosco bene. Non voglio diventare il tuo fratello. Promettimelo, Steve. Madonna. No, tu non... Povero. Comandante. Scusa, non ti avevo vista. È una registrazione da Ferris Fields. Di 7 mesi fa. Quel giorno ho perso molti amici. E... tuo marito. Mio marito. L'ho piatto.
Gli ho detto addio, mi sono messo il cuore in pace, come lui avrebbe voluto. Hai assistito alla sua cattura, non dimenticarlo mai. Stavi parlando con lui durante l'attacco dei collettori? Organizzavo la costruzione di una stazione remota a sud della colonia principale. Robert era riuscito a scampare al campo dei collettori. Invece di fuggire, però, aveva deciso di chiamarmi. Beh, non penso che se lo dimenticherà mai, comunque. Le mie condoglianze. Doveva essere molto legato a te. Temeva che non riuscissi a voltare pagina. Invece l'ho fatto. O pensavo di esserci riuscito. Poi c'è stata l'invasione. Non c'era più tempo. Perché continuo a pensarci? E che senso ha sforzarsi di voltare pagina se l'intera galassia sta andando in malora? Se la pensi così, abbiamo già perso. Sì, hai ragione, però... sinceramente, non mi sono mai sentito così solo. Beh, in effetti lo siamo tutti, però dai. Tra compagni sono qui per te. Non sei solo, Steve. Io sarò sempre con te. Grazie, Shepard. Lo apprezzo molto. Ma non temere, comandante. Quando piloto sono sempre al massimo. Non ti deluderò. Il problema è passare il tempo tra una missione e l'altra. Capisci? Lo so. Vabbè, impegnati, fai qualcosa, non lo so io. Cioè, impegnati in qualcosa. Allora, interfaccia di fornimenti, vabbè, adesso no. Potenziamento di armi, adesso no. Ma sto cane robot qui che fa su e giù diventa scemo. Voglio dire. Allora, possiamo parlare con James di qualche cosa? Salve di nuovo. Come va? Approfondisci, vediamo. Missione precedente, vai. Soprannomi, soprannomi, dai. Perché sei fissato con i soprannomi? È solo un modo per ricordare le persone. Certa gente ha nomi davvero assurdi, lo sai. Quindi gliene trovo uno nuovo. Io sarei Lola, eh? Sì, come la sorella del mio migliore amico. La sorella maggiore. Splendida. Tosta. Va bene. Pure io sono fissata con i soprannomi, quindi va bene. E allora, vediamo un po'. Missione precedente. Hai accennato a una missione contro i collettori. Di che si trattava? Non c'è granché da dire. È finito tutto in malora e ne siamo usciti in pochi. Se vuoi sentire il resto della storia, devi farmi ubriacare per bene. Oppure... oppure? Oppure niente. Scusa, comandante. Non ho molta voglia di parlarne. Cambiamo argomento. Va bene. Stato d'animo. Questo che... cambia argomento subito. Tu non volevi assolutamente lasciare la Terra. Vorresti ancora tornare indietro? E come? Ma ora capisco. Lì non potrei dare il massimo. Non ancora, almeno. Prima o poi torneremo. Lo so. E farò il possibile per vedere quel giorno, comandante. Magari senza altre navette schiantate. Non ti prometto niente, ora che ci ho preso gusto. E poi... adoro tenere Esteban sulle spine! Ma approfondiamo anche il discorso sulla famiglia di James. Hai familiari sulla Terra? Sì, uno zio, militare in congedo. E qualche cugino che non sento da anni. Tu e tuo zio siete legati? Sì. È stato lui a convincermi ad arruolarmi. E forse è stata l'unica cosa buona che ho fatto dopo la morte di mia madre. E tuo padre? È là fuori, da qualche parte. Ma non lo considero un familiare. Non più. Però mi piacerebbe sapere come se la passa mio zio. Dunque, soprannomi abbiamo chiesto. Beh, sentiamo che cosa ha da dirci su Cortés. Tu e tenente Cortés sembrate amici di vecchia data. Sì, Esteban era in servizio a Fel Prime, la colonia a cui ero assegnato con la mia squadra. Qualche mese fa ci siamo rivisti sulla Terra. È un tipo a posto. Ma acqua in bocca, mi raccomando. Si monterebbe la testa. Va bene. E anche se non credo, perché mi sembra un ragazzo molto con gamba, con la testa sulle spalle. Quindi indietro. E ciao James, arrivederci. Ci vediamo dopo. Certo. Come ti posso chiamare? Ti devo trovare un soprannome. James, vuole che dico James. Addio. Va bene.
Accuccia, per cortesia, accuccia. Allora, sala macchine, ponte equipaggio, andiamo, vediamo, andiamo un attimo da Yara a vedere se ha scoperto qualche altra cosa su Los. Aspetti, scusi. Questo è sempre solo un saluto. Bravo, in gamba, mi raccomando, Ancora? Che fa? Mi saluta solo una volta? Maleducato. Allora, vediamo un attimino anche Doc, se ha qualcosa da dirci di nuovo. Ciao, Doc. Nessun problema di salute rilevato nell'equipaggio. Va bene, grazie. Andiamo da Yara. Vediamo se con Javik ha scoperto qualcosa di interessante. La nuova corrispondenza sul terminale dei messaggi privati. Un Protean. Un Protean in carne e ossa davanti ai miei occhi. Non me l'immaginavo così. Neanche io. È stato un po' freddo quando ho cercato di parlargli. Capisco il trauma di risvegliarsi dopo millenni completamente solo. Ma è un Protean, Shepard. Potrebbe rivelarci moltissime cose. E fai in modo che lo faccia, mi raccomando. Ok. No, aspetta, non mi ricordo mai, ancora devo prendere dimestichezza con le varie sezioni della nave. Oh, questa sta ancora così, a posto. Di questa non si occupa nessuno, ragazzi? Boh, io non lo so, Fortificazione, vabbè, questo abbiamo fatto. Allora, a questo punto io tornerei sopra, ragazzi, vedo che non avete bisogno di me, quindi me ne vado. E andiamo alla... Andiamo un attimo a cambiare il capitano. Lo sapevo. Volevo vedere questi modellini, infatti. Guarda quanto sono aumentati. Madonna. Oddio, ma qua ce ne vogliono altri. Questo? Il criceto. No, non voglio dire. Dai. Il criceto. Ma allora qui io devo trovare i pesci. Dove trovo i pesci qui? Vabbè, non c'è niente di nuovo, ce ne possiamo andare. Ok, perfetto. Via. Fantastico, abbiamo anche un criceto. Sala tattiche. Allora, Trey. Comandante. Niente di nuovo. Email nel frattempo. Niente. E allora guardiamo un attimino la mappa tattica e decidiamo dove andare adesso. Sanctum lo abbandoniamo. Questo è cos'è? Ah, giusto, beh. Portale galattico. Figata pazzesca viaggiare così, ok. Entra nel sistema. Questo è cos'è? Aspetta. Non saprei. Portale galattico. Pianifica salto. Allora, vediamo un po'. Potremmo andare Ammasso Exodus. Potremmo andare a questo punto. Soccorri il Primarca. Oppure una cittadella. Ma io andrei a soccorrere il Primarca. Andiamo, va. Allora, qui abbiamo anche il deposito di carburante. Ci potrebbe servire? Acquista carburante? Ah, ma dai. Ma non lo so, Vabbè, acquistiamo carburante. Ancora. Facciamo il pieno. Ecco, a posto, siamo a posto. Abbiamo acquistato anche il carburante. E soccorri il Primarca. Palaven. Ok, soccorriamo il Primarca allora. Allora, la luna più grande di Palaven è avvolta nel segreto fin dagli albori dell'era spaziale Turian. Durante la rivolta dei Krogan, la gerarchia ha segretato buona parte dei dati relativi a Menai e alla sua luna sorella. Nanus, temendo che i Krogan potessero usare i satelliti come armi, scagliandoli contro la superficie di Palaven,
Vabbè, ho letto male. Alcune informazioni sono comunque filtrate. Immagini di basi Turian con il personale che si sposta senza utilizzare tute ambientali. Indicano la presenza di infrastrutture avanzate, probabilmente una rete di gallerie con potenti generatori di campi di forza in grado di trattenere i calori e atmosfera sulla superficie. Quando i razziatori hanno assalito le basi, si sono trovati a fronteggiare una fiera resistenza da parte della flotta Turian e delle difese spaziali della Luna. Una volta ottenuta la vittoria, i razziatori hanno sbarcato diverse unità di terra, attaccando la base alla volta. I Turian sono ancora in posizione di vantaggio, ma i razziatori stanno lavorando ai fianchi lentamente a ogni base che conquistano, privando la flotta Turian di una stazione di variazione di rifornimenti. Va bene, non ci interessa niente, quindi atterriamo. Andrei sempre così. Squadra vincente non si cambia. Va bene, le armi le lasciamo tutte così. Sì, confermo. Abbiamo due punti. Ma due punti. Dunque, sì, potremmo usare schianto. Allora, Liara. Stasi. E James, vediamo un po'. Strage. Decisamente, vai. Quello è Palaven. Sì, Abbiamo un vecchio amico laggiù. Dannazione. Li stanno sterminando. L'esercito più forte della galassia e i razziatori li stanno annientando. Era così anche sulla Terra? Sì. Shepard, mi dispiace. Già. Comandante, stanno attaccando la zona d'atterraggio. James, apri quel portellone. Pronti, ragazzi. Libera la zona d'atterraggio. Ah, così? Si comincia proprio alla grandissima, direi, D'accordo, entreremo e usciremo. Andiamo. Sì, la parola. Va bene. Andiamo allora. Andiamo.